Ciao a tutti gli amici dell'Istituto di Cultura Italiana a Stoccolma e grazie per volermi ascoltare. Alcuni di voi forse già mi avete visto come interprete lì all'Istituto oppure alla Fiera del Libro a Gotemburgo. Per gli altri mi presento, mi chiamo Mari Jansen e come ho detto lavoro come interprete simultanea in Europa, viaggio tantissimo. Anzi, viaggiavo tantissimo perché adesso con il coronavirus siamo tutti rinchiusi in casa. Ecco, non si può uscire tantissimo, dobbiamo restare a casa il più possibile, che non è facile, la vita si è completamente capovolta. Possiamo uscire soltanto per fare la spesa, per andare in farmacia, per portare fuori il cane. Grazie a Dio io ho il cane, quindi posso magari prendere qualche passeggiata in più e dobbiamo sempre avere addosso la mascherina e i guanti. Ecco, quindi è un bel cambiamento rispetto a prima, che io stavo tutte le settimane in aereo e invece adesso no. Adesso quando mi sveglio la mattina so dove sto, ecco, non ho bisogno di far mente locale o di geolocalizzarmi. E invece tutte le abitudini sono cambiati tantissimo. Prima avevo una vita piena di riunioni, di corse, viaggi a destra e a sinistra. Adesso ho pochi appuntamenti, faccio un po' di traduzioni e poi verso mezzogiorno e un quarto esco col cane perché a mezzogiorno abbiamo le suore carmelitane qui vicino, che sono le suore vestite tutte di bianco, sono gentilissimi, salgono sul tetto. Suonano le campane a mezzogiorno, poi fanno un po' di preghiere per tutti e cantano benissimo e si sente per tutto il circondario perché adesso le macchine non ce ne sono, si sente soltanto il rumore del vento tra i pini, le suore che cantano, è magico, è tutto un altro mondo rispetto a prima. Infatti è come se la natura ci avesse rinchiusi tutti nelle nostre gabbie costruite dall'uomo, no? Per riprendersi il mondo, perché hanno mandato anche dei droni su tutta Roma e si vedono cose incredibili, veramente. Per esempio, a Roma abbiamo Piazza Navona, che conoscono tutti, con la fontana famosa di Bernini al centro, dove vanno tutti i turisti, è proprio sempre piena questa piazza. Adesso sta crescendo l'erba tra i sanpietrini di questa piazza, è una cosa incredibile. A Trieste hanno visto dei delfini nuotare. In Sardegna, per le strade, davanti alle vetrine, si vedono i cinghiali, i cervi. E quindi è veramente un momento incredibile. La natura si sta prendendo la sua vendetta, sta riprendendo, si sta riappropriando del proprio mondo che noi abbiamo rovinato, ecco, ci deve far riflettere questo perché siamo tutti sconvolti da questo che è successo e dobbiamo magari utilizzare questo momento per cambiare un pochetto. Per esempio, Gandhi diceva sempre che noi dobbiamo diventare il cambiamento che desideriamo. È questo che dobbiamo fare adesso, dobbiamo essere più consapevoli. Ecco, perché il tempo sembra che il tempo si sia fermato, ma non è così, perché il mondo continua, la natura continua, non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo disperatamente bisogno del mondo, della vita e tutto quanto. Ecco, quindi io non vedo l'ora di rivedervi tutti quanti all'Istituto di Cultura per qualche evento meraviglioso lì nella famiglia che è l'Istituto di Cultura Italiano. Quindi io da buona svitaliana, perché svedese italiana, un po' svitata, ecco, io brindo a tutti voi, alla vita che verrà e spero di rivedervi tutti prestissimo. Ciao!